Se c'era la necessità di dover dimostrare che il mezzo passo falso con la spalla è stato metabolizzato, il Teramo un segnale lo ha dato, forte e chiaro. All'Ascoli e a tutto il campionato, il Teramo c'era e continua a esserci per la lotta al primato. I biancorossi soffrono per oltre mezz'ora, vanno sotto, pareggiano a fine primo tempo e si scatenano con un secondo tempo devastante con cui spazzano via le velleità degli apuani, sfoderando la cosiddetta manita 5-1, dirompente l'apporto dei gemelli La Padula e Donnarumma. Doppietta a testa, stravinta la sfida con la coppia di casa Merini-Cellini. Vivarini sceglie Masullo a sinistra, lasciando in panchina Di Matteo. Nella Carrarese Berra al posto dello squalificato Sbraga. Il Teramo sembra appannato nella prima mezz'ora, rischia al 18esimo di andare sotto ed in effetti incassa lo svantaggio al 28esimo. Merini ispira Gnauré, che passa tra Speranza e Perrotta, palla in mezzo per Galli che di tacco sblocca il punteggio. Pregevole sia la rifinitura che la conclusione. Il Teramo sbanda e dopo due minuti deve ringraziare Tonti, che esce alla disperata su Merini evitando il raddoppio apuano. A questo punto il diavolo si sveglia e inizia a macinare gioco. La Padula suona la carica con un colpo di testa ispirato da Cenciarelli, un asse che colpirà nella ripresa. Lo stesso La Padula, secondo l'ansa di Michelino, soffia palla con un fallo a Massoni, gol annullato. Ma al 42esimo il pari è servito, coi gemelli del gol in azione. La Padula smarca Donnarumma, che elude l'offside ed è poi glaciale davanti a Calderoni. 1-1 di classe purissima per l'attaccante di Torre Annunziata. Nella ripresa al Teramo bastano 8 minuti per chiudere il match. Ecco l'asse già visto, al secondo Cenciarelli inventa per La Padula, che taglia verso il centro e con il suo sinistro lascia senza scampo Calderoni. Il vantaggio mette le ali al Teramo e fiacca la Carrarese. Così all'ottavo arriva il terzo gol direttamente da calcio piazzato e una fucilata, quella di Gianluca La Padula, sulla quale Calderoni si inginocchia non solo metaforicamente. 1-3 e doppietta, la terza in campionato per l'attaccante torinese. Doppietta che può diventare prima tripletta stagionale se Calderoni non si opponesse al tentativo di Lapagol e prima ancora di Di Paolo Antonio. Il poker comunque si materializza al 27esimo. Calderoni si oppone a Donnarumma, ma non può nulla sulla correzione al volo di Di Paolo Antonio. Gloria anche per il centrocampista teramano, gol numero 3. La Carrarese prova a salvare la faccia, ma Merini non è fortunato. La Padula si congeda con questa punizione prima di lasciare il campo a Petrella, che dà il là all'azione del quinto gol. L'assist è di Perrotta, beneficiario Donnarumma, anche per lui terza doppietta in campionato e vetta della classifica dei bomber a spese dell'avversario di giornata Cellini. Sono 16 per l'attaccante campano. Per il Teramo è il settimo successo lontano dal Bonolis. Con 27 punti il diavolo si conferma una macina in trasferta e la rincorsa alla vetta riprende di slancio.